Amici, benvenuti a questa nuova esplorazione. Anche oggi vi portiamo in un posto veramente incredibile. Oh no, Roby? No, prendoci un attimo, siamo entrati. Non mi sono anticipato nulla, tranne appunto dove è Jerry in questo momento. Sì, che vabbè. Solo, sì, sì, è fatto tipo Aldo Baglio. Eccoci qua, amici. Questo è l'ingresso della casa. Assurdo, amici. Abbiamo solamente questo piccolissimo problema di un allarme che ci vede. Infatti ci siamo dati un tempo di permanenza minimo rispetto ai nostri tempi, ma in realtà è palesemente abbandonata, però è acceso, sono accesi i sensori. Esatto, non vogliamo rischiarcela per scendere. Qui, come potete vedere, amici, ci sono le scale che portano al secondo piano e sono spettacolari, addirittura per terra. Amici, c'è un lampione bellissimo, veramente spettacolare, guardate che bello con le lanterne. Wow, che casa. A me basta che siano esploratori. Siamo un po' spaventati, Ho le spine sul collo. Sì, beh, però per fortuna erano altri esploratori. C'è un'esplorazione che faremo un po' di tutta fretta, ma vi porteremo comunque il meglio di questa casa e cercheremo di portarvi tutto. Ovviamente c'è l'agitazione del fattore dell'allarme, del fattore che è molto piena, quindi molto bella e molto ricercata. Potrebbero non essere le uniche persone che entreranno oggi durante la nostra permanenza. Entriamo nella prima stanza, amici, e... ragazzi, è bellissimo. Madonna. È bellissimo. Ma c'è una torcia? No, qua c'erano. Qua probabilmente hanno iniziato già a rubare le prime cose perché, come abbiamo detto poco fa, purtroppo non siamo i primi. Ma guardate qua. Cioè, qua Roby. E penso sia la prima volta che ci succede di trovare una roba del genere. Qua ci sono addirittura le foto dei padroni di famiglia e qua tutto il loro servizio, bicchieri. Belle queste. Sono pieno. Wow. 1942. Madonna. Wow. Raga, che belle. Ma sono bellissime, amici. Cioè, questo è già un ritrovamento spettacolare. Guarda, sarà la comunione. Sì, è vero. È vero, sì, questa è la tipica foto da comunione. Ma che belle. E piramidi d'Egitto. No, piramidi d'Egitto, guarda. E beh, ragazzi, questi. Questo è Jerry. Spero Jerry. Wow. Quasi spiedita. Eccidio. Ragazzi. Del 29. Madonna. Pasqua 29. 100 anni fa quasi. 90 anni tutti. Allucina. Cioè, già per mettersi delle fotografie, cioè, non è scontato. No, 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 no. Di bello. C'è un po' di gennaio, cioè random, cioè 2014, 2003, cioè un po' a caso. Posso approfittare della vostra luce? Sì, certo. Questo c'è la radio, un video registratore. Mamma mia. Sono anche moderni comunque, video registratore. Guarda questo cassetto. Ah, no, che bello, ma è pieno di foto qua. Guarda questa foto, una Peaky Blinders. Sì, è vero, sai che lo stavo pensando. Guarda qua. Allora, una cartolina. 25 luglio 08. Madonna. Quindi, probabilmente 1908. Eh beh, sì, spero. Cioè, comunque avevo una foto di 1908. Una con la tua luce, scusa. No. Ed è Natale 26. Madonna.
Però di cosa stiamo trovando? Sì, questo colori. No, che bella, un bello di maschera tipo. La signora mia anziana. Bello, tipo, tipo un in casa di riposo, sì, non so. Sembra. Sembra molto recente. Mm. Cioè, recente nel senso... Guarda anche questa che bella. Molto bella. Tutti loro. Però non c'è scritto niente dietro. No. Bellissimo. Cioè, quando troviamo queste cose qua è... Guarda questa. Però magnifico. C'è una nutria che non ho capito, però... Amava le nutrie? Non ho capito. È come Mike Tyson ha gli avi piccioni. Guarda qua, sono gli occhiali. No. Che sono tipo di qualche marca, tipo... Ah, sono i Carrera? Guarda. Ray-Ban, mamma mia, porca miseria. No, vediamo. Vediamo, vediamo. Oh, proprio potente. Il passaporto. No. Ah, guarda anche la protesi dei denti. Ah. Che roba, guardate. Questo era il suo passaporto, nato a Milano oltretutto, sì. Nel 29. Questo qua è stato rilasciato nel 96, quindi... Per potenza può essere ancora guarda, vivo. Guarda quante se ne viaggiate però. Beh. Guarda, aspetta. Guarda. Si sta tanto tutto sfocato. Dove che è stato? Aspetta che si appoggio. Tipo vedo anche in Arabia comunque, in Russia. Russia, sì, è cirillico. Sì, è cirillico. Eh sì, tutto in cirillico. 97, 97, 97, questo qua viaggiava per lavoro probabilmente. Sì. Ventagli. Madonna. Classico ventagli. Cioè, ieri ne abbiamo trovato uno e ci stavamo festeggiando. Qua ce n'è un set. Bellissimi. Ma che belli. Questo è affascinante, da, veramente. Da Migella veneziana. Amici, come potete vedere, non manca assolutamente niente. Tutto, tutto, tutto pieno. Entriamo dentro la cucina. È piccolina, ma è molto bella, mamma mia, ma è piena. Madonna. C'è ancora la roba nel contenitore. Madonna, è vero? Cavolo. Impressione. Cosa può essere successo per. Per essere questa situazione? Guardate qua, amici, tutto, 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 tutto pieno. Non c'è niente che manca. Allucinante. Che bello quando si trovano le cucine così. No, cioè, tutto pieno. Sì, non manca niente. C'è ancora da mangiare addirittura. Sì, c'è da mangiare. Sale, riso, zucchero, tutto. Qua sembra che hanno lasciato piatti. Ma che bello. Ma che bello. Ma tu è strano, cioè, un accappatoio. Sì, accappatoio sportivo, uscivano dalla doccia e mangiavano direttamente. Boh. No, ma bisogna anche vedere spazzolini, dentifricio, shampoo. A vedere che. Magari. Magari una volta si usava. Qua ti lavavano. No, vabbè, ma magari lavarsi i denti, non lo so. Cassetta del pronto soccorso. Ok. Hanno una casa così bella che mi sembra assurdo abbiano una cucina così, però una volta era normale. Sì. Poi molto vecchio stile. Sì. Quasi povera. Che roba. Perché d'altronde la cucina non era di rappresentanza, anzi molto probabilmente loro nemmeno la usavano. Ma non saprei. Boh. Sì, la cucina che badava a loro. La cucina sì. C'era sicuramente. Cucina fa veramente impressione, sembra quasi che siamo fuggiti da un giorno all'altro, era tanto che non vedevamo una situazione proprio così dove tutto, cioè è rimasto tutto, cioè, ogni cosa appesa, addirittura il cibo dentro le cassette, cioè dovevo portare al lavoro le schiscette e boh, non immaginiamo cosa possa essere successo proprio perché di questa casa non si sa nulla se non quello che abbiamo scoperto poco fa, ovvero che il proprietario non solo era
un pittore magari per passione, ma era un grande viaggiatore, anche se non sappiamo effettivamente che lavoro facesse. La famiglia era ricca da veramente generazioni, probabilmente. Robby, io direi di introdurre adesso la stanza, una delle più belle visitabili in questo posto. Questa è bellissima. La luce che vedrete è un faretto nostro, però. Ah, ok, stavo guardando da. Eccoci qua, amici. Wow. Mi ha tenuta benissimo, ragazzi. Mi ha tenuta benissimo. Porca miseria. Mamma mia. Guardate anche il piano, madonna. Il pianoforte è una cosa spettacolare, amici. Anche questa lampadaria enorme, spettacolare. Se vedete questo faretto è per avere un po' più di luce, insomma, in questa stanza, ma bellissima, amici. Veramente fantastica. Questo pianoforte, amici, è qualcosa di, credo, insuperabile. Non ho mai visto uno così dettagliato e perfettamente conservato. Proprio bellissimo e perfetto nel luogo in cui si trova. Questo quadro, amici, è stato rubato. Era qua, nelle foto di altri nostri colleghi esploratori. Penso di essere da circa una mezz'oretta qui dentro. Sto cercando di salvare tutto il salvabile, di fare più clip possibile, più foto possibile, amici. Purtroppo questa meta, come avete visto prima, è arrivata anche comunque ad esploratori occasionali, tant'è che non avevano dietro né luce né nulla. Quindi prevediamo che questo luogo sarà scoperto presto da anche malintenzionati e vandali. È già successo e anche, tenete conto, anche tutti questi listelli di legno in realtà erano integri fino a un mese fa. Amici, è ora di cambiare stanza. Eccoci qua. Questa era una piccola anticamera che praticamente porta alla veranda. Veranda, amici, spettacolare, tra l'altro, che purtroppo da sulla strada da dove sono usciti i ragazzi per cui avevamo chiesto di fare il giro. Wow, raga, è stupenda, è veramente bellissima, mamma mia. Peccato non riuscire ad uscire, ma rende tantissimo. Peccato anche tutti i vetri rotti, purtroppo. Bellissimo. Amici, qui si risbuca all'ingresso principale dove c'è il buon Jerry. Amici, Jerry, sei già andato ai piani di sopra? Sì. Come sono? È bello. Fantastica. La scala è fantastica. Di là della scala ci sono un sacco di stanze. Due sono veramente belle. Bene, dai. Una piccola. È ora di andare su. Andiamo.